Non moriamo mai, ragazzi, non moriamo mai. Quanto amo questa cosa di questa squadra, perché oggi non abbiamo fatto una grandissima partita. Si poteva fare molto meglio con la palla tra i piedi, un po' come all'andata, cazzo, troppi errori. Ma non muore mai questa squadra, che carattere, oh. Che bravi ragazzi, da questo punto di vista grandissimi. E questo gol di Icardi allo scadere è veramente fondamentale perché è arrivato a rimonta del Tottenham al 90esimo con Kane, quindi ci teniamo a più 3. Peccato avessero pareggiato, saremmo già qualificati praticamente, però siamo padroni del nostro destino, va bene così. Oggi ripeto, non mi è piaciuta granché l'Inter, tecnicamente si poteva fare molto meglio. Ma che cuore, ragazzi, e che Skriniar, la difesa ha fatto un partitone pazzesco. Dite ancora che Skriniar, quel fabbricatore, quel cesso, gli espertoni di sto cazzo che ci sono sul web che di Skriniar ne dicono di cotte e di crude. Se non ci fosse stato Skriniar oggi, mamma mia, ha fatto un partitone, ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono mancati tanto, Vesino e Versalico. Quando con la palla tra i piedi troppi errori, troppi cazzo, troppi errori. C'era un po' di pressione, un po' di paura e quelli poi ti pressano come gli indemoniati. Cioè, ragazzi, so forti, dai. So forti, inutile. Cioè, non ci prendiamo in giro, questo Barça è forte. Tutti noi sognavamo l'impresa, ma per come abbiamo giocato ci va di lusso così. Io mi prendo di lusso il pareggio, orgoglioso della reazione dei ragazzi, perché nel finale sono stati veramente grandi, grandiosi nel finale a non mollare mai. Io amo questa cosa. Lautaro ha avuto un ingresso nella partita veramente notevole, strepitoso. Lì ha fatto la roulette quella Veronica, ha lottato il pallone, l'ha crossato in mezzo. Vesino, rimpallo Icardi, sempre, oh, sempre, cazzo, loro due, sempre. Nei momenti cruciali, cazzo, si fanno trovare sempre lì. Icardi la butta sempre in porta, cazzo. Gli possiamo dire tutto quello che vogliamo, le critiche sul gioco, cazzo, ma la butta sempre in porta. Oh. La butta sempre quando serve, per di più. Il derby è stato un gol decisivo. Oggi è stato un gol decisivo, ancora di più per il risultato del Tottenham. Ah, con la Lazio è stata una doppietta decisiva, ragazzi, perdonate, ma veramente ho sudato 7 camicie, mi sono messo sta maglia, ma veramente grondavo di sudore perché oggi ho sofferto con i ragazzi. Il Barça, raga, fa la Champions da quanti anni di fila, vince Champions e questa squadra. Non vi dimenticate voi sempre che questi sono ragazzi che alla prima esperienza in Champions, cioè dobbiamo essere solo orgogliosi, cazzo, di questa squadra per il cuore. Tecnicamente, ripeto, là si può fare molto meglio. Pensate che Nainggolan non è stato manco il Nainggolan che tutti quanti noi amiamo. Si vede che non era al meglio, assolutamente. Ha giocato sì e no al 30%, perché quando Nainggolan sta bene era il campo. Si vede, ragazzi, è mancato come il pane Nainggolan. Porca Valera, è entrato bene, ha fatto quella sventagliata con la rovesciata a campo aperto per Politano. Bellissima, veramente. Politano molto pericoloso, mi sta sorprendendo sempre di più Politano. Per me è stato l'uomo più imprevedibile davanti. Anche Perisic, devo dire, oggi ha corso tantissimo, appunto anche abbastanza sulla sinistra, solo che quando si arrivava sul fondo, quei cross, cazzo, un po' meglio calibrati. E Versalico pure sembrava, cazzo, una fusione tra Candreva e D'Ambrosio oggi. Troppi cross sbagliati. Da questo punto di vista non mi è piaciuto, ma un applauso gigantesco a Skriniar, che ha fatto veramente una prestazione da difensore top qual è, perché ha fatto dei recuperi incredibili a campo aperto contro Dembélé, che è imprendibile, contro Suarez ha vinto duelli. Voi mi raccomando, continuate, espertoni del cazzo, a dire che Skriniar è eccesso, Skriniar è così, fabbricatore, piedi, scarso, bla bla bla. Che non capito un cazzo, proprio, non capito un cazzo. Perdonate, ragazzi, ma sto sassolino me lo devo togliere da un sacco di tempo. Malcolm, cazzo, gli fa fare l'esordio oggi praticamente in Champions e ci purga. Il Barcellona quasi quasi voleva un po' ammaestrare la partita, no? Fare possesso palla, perde palla De Vrij, peccato lì, cazzo, l'unico errore di De Vrij, quel rimpallo l'ha perso con Coutinho e poi ha segnato Malcolm che volevamo pure noi, tra l'altro. E meno male è arrivato il gol di Icardi, ragazzi, un pareggio di cuore, questa è l'Inter che si è vista col Tottenham di cuore.
Ci prendiamo questo punto d'oro, molto importante, godo abbastanza oggi, dai, a metà, io godo solo quando vinco, ma vedere questo cuore mi rendo orgoglioso di questi ragazzi. Amici, per un video più analitico ci vediamo domani, fatemi sapere nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate di questo Inter-Barça, ci è andata bene, ci è andata male, no, direi che ci è andata bene ragazzi, bravi comunque i nostri a non mollare mai. Questo spirito dell'Inter, cazzo, ci deve essere sempre, 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 sempre. Grandi ragazzi da questo punto di vista. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate like a questo video. Ci sentiamo domani per un nuovo video. Adesso vado a riposare un po' perché ho grondato veramente sudore oggi. Un saluto a tutti, amici, sempre, sempre ama. Dai, cazzo. Ciao, ragazzi.